di tutti gli utenti. Ok, ok, vado. Ok. Oggi si sente parlare tanto di... Okay, vai. Andiamo? Dicevo, oltretutto anche il principio di precauzione, a me molto caro. Oggi viene più volte citato, d'altronde il nostro comportamento, quello che stiamo facendo oggi, si basa molto su un principio di precauzione più che di prevenzione. E gli omeopati, i vecchi omeopati, avevano probabilmente già capito che la chiave di lettura non era nella genetica, ma era nel rapporto che sviluppava quella genetica rispetto all'ambiente dove viveva. È chiaro che parliamo di un'epoca, parliamo degli anni 800, in cui fondamentalmente un grande studioso, Hahnemann, intuisce che quello che fa la differenza è il terreno. È il terreno che crea il micro. E lui inizia a classificare gli individui in relazione al tipo di patologia per cui si presentavano, e peraltro con modalità di presentazione differente rispetto a quello dell'odore delle secrezioni che loro emanavano, i famosi miasmi. E nascono i tre miasmi hahnemanniani, che sono la psora, che allora si affiliava a una forma di patologia espressa attraverso un microbo. Oggi parliamo di un microbo, di un virus che sta sconvolgendo. Allora, la psora è la modalità reattiva di una tipologia che Hahnemann vedeva manifestare con una certa modalità. La psora, l'uetismo, il medorrismo, sicosi, erano comunque queste forme miasmatiche che oggi io ho ripreso. È da 20 anni che mi occupo di costituzionalismo, mi sono subito innamorato di questa branca. Ora sto scrivendo un libro che spero entro l'anno di terminare. Il costituzionalismo mi ha preso in pieno, io venivo da una scuola di formazione in medicina interna, per cui i dati semeiotici, quello che veniva fuori dalla visione ancora, diciamo, internistica, mi ha portato a concepire che fondamentalmente ogni individuo è diverso, ma nella diversità ci sono dei punti in comune, e questi punti in comune fanno parte, questa è una sintesi di concetto di Costituzione in cui ne possiamo trovare altri. Fondamentalmente, vedete qui, la Costituzione viene vista come la sintesi di fattori ereditari che mediante un processo di sviluppo legato da prima alla gestazione e successivamente alla crescita porta da una cellula unica fino all'organismo complesso, qual è quello umano. Non è possibile però analizzare organi e apparati come elementi a sé stanti. Invece questo sappiamo che devono essere in armonia rispetto anche alle molteplici parti del microcosmo umano, pur riconoscendo chiaramente nell'ambito delle costituzioni, vedremo, alcuni organi più capaci e taluni altri con funzioni fisiologiche meno efficienti. Fondamentalmente il concetto di genotipo, quindi costituzione, più diatesi, che fondamentalmente è un'espressione fenotipica, oggi potremmo definirla epigenetica, crea quello che è il terreno reattivo, che è a sua volta condizionato da diversi fattori che vedremo. Fattori sono di diversi ambiti, in ambito nutrizionale, per esempio il fabbisogno nutrizionale. È chiaro che possiamo condizionare una reattività di un certo tipo, un'energia, quella che si chiama forza energetica fisiopatologica, se noi mettiamo a disposizione certi substrati in eccesso oppure se abbiamo un difetto di substrati. Allo stesso tempo, il condizionamento del sistema neuroendocrino e neurovegetativo può essere fondamentale nella gestione, vedremo, di questo concetto di terreno moderno, che è la costituzione in chiave omeopatica, appunto in chiave moderna. Allo stesso tempo possiamo pensare
per esempio, al rapporto dell'uomo con il suo ambiente. Ambiente visto nella globalità, sia ambiente, diciamo, come territorio dove ognuno di noi vive, come clima, come situazione di ossigeno, ma anche ambiente psichico, intra ed extra psichico, quindi tutti gli ambienti collegati al nostro sviluppo, diciamo, psico-emotivo. Io devo essere sintetico, perché fondamentalmente questa oretta e mezza che potremmo passare insieme è semplicemente una sorta di preludio a quella che potrebbero essere eventualmente degli approfonditi. Io non so quanti di voi si sono occupati o conoscono bene le costituzioni, cercherò di essere abbastanza sintetico ma chiaro. Fondamentalmente, se dobbiamo pensare al riferimento omeopatico come punto di classificazione, una caratteristica molto chiara che viene fuori dalle classificazioni omeopatiche delle costituzioni è che ogni costituzione viene segnalata da un tipo di minerale. Quindi il minerale di riferimento, come vedete, abbiamo 5 biotipi: il sulfurico, il fosforico, il muriatico, il fluorico e il carbonico. Questi biotipi, a loro volta, hanno un riferimento di tipo embriologico. Questo è molto importante perché fondamentalmente le costituzioni si riferiscono a una predisposizione da parte di quell'organismo di sviluppo e crescita di aspetti collegati ai 3 fogliette embrionali che ci caratterizzano. Ma se prevale quello ectodermico, che dà origine di solito a sistema nervoso centrale, sistema nervoso periferico e pelle, ci troveremo di fronte a una tipologia più cosiddetta fosforica. Al contrario, se abbiamo una prevalenza del tessuto del foglietto embrionale entodermico, quindi l'entoderma da origine soprattutto a visceri, da origine soprattutto ai nostri organi interni, avremo di più una tendenza costituzionale di tipo carbonico. In mezzo, come vedete, c'è il mesoderma. Il mesoderma da origine soprattutto al sangue, all'apparato cardiovascolare, all'apparato respiratorio, soprattutto poi al tessuto connettivo. La prevalenza, è chiaro, essendo il foglietto intermedio, sarà rappresentato di più negli esseri umani. Il miscelarsi di questi 3 foglietti e l'embricazione di tutte e 3 porta a delle predisposizioni, a quelle che si chiamano forze energetiche fisiopatologiche, che sono divise in 6 gruppi, poi le vedremo, come 6 sono le tavole dell'omotossicologia, le linee di definizione nella tavola omotossicologica sono 6, come 6 sono le forze energetiche della medicina cinese, quelle che si oppongono alle cosiddette energie perverse, i 3 livelli yang e i 3 livelli yin, poi faremo delle correlazioni. Quindi la prevalenza di ognuno, di un foglietto embrionale rispetto ad un altro, darà delle caratteristiche che non sono solamente di tipo fisico, che voi potrete ricavare dall'osservazione, ahimè, dimenticata da molti medici, ma sono anche caratteristiche di ordine psicologico, nonché caratteristiche, vedremo, di ordine anche neuroendocrino, ma soprattutto metabolico ossigenoide. Perché dietro lo sviluppo delle costituzioni omeopatiche c'è anche soprattutto una profonda conoscenza biochimica. Perché vedremo, io ho avuto grandi maestri come il professor Matarrese, lo dicevo prima ad Antonio Coviello, ho avuto la fortuna di avere il professor Salvatore Matarrese, il professor Ivo Bianchi come grandi maestri di costituzionalismo. Per cui poi, avendo approfondito in questo settore, grazie anche a conoscenze ulteriori, ho potuto correlare e mettere insieme alcuni aspetti che possono essere utili poi, soprattutto noi che chiaramente la maggior parte di noi fa il test del bulbo, anche nella lettura semplificata del test del bulbo rispetto alle problematiche cliniche che il paziente che lo esegue espone. La notocorda, che è un abbozzo del midollo spinale fondamentalmente, la notocorda che testimonia l'embricazione perfetta
di tre follette embrionali, invece caratterizza una costituzione, una tipologia che si chiama muriatica. Come vedete abbiamo quattro minerali, il fosforo, lo zolfo, il calcio e il cloro. Che caratteristiche hanno di differenti? Di differente. Il calcio è un minerale sedativo, il fosforo è un minerale eccitativo. Se pensiamo ad alcuni minerali eccitativi, abbiamo lo zinco, abbiamo il selenio, abbiamo lo ionio, lo iodio, abbiamo come minerali sedativi, accanto al calcio, abbiamo anche fra gli eccitativi anche il sodio, invece accanto al calcio abbiamo il bromo, abbiamo il rame come minerali sedativi, lo zolfo, per esempio, ha una caratteristica ambivalente, capacità di modulare quelle che sono le nostre due fasi, perché poi dopo vedremo che l'inquadramento ha molto a che fare anche con l'inquadramento neurovegetativo, quindi con la fase simpaticotonica e parasimpaticotonica, e quindi la componente sulfurica ha una grossa capacità di avere dal lato un buon acceleratore, ma anche dall'altro un buon sistema di frenata. Avere cioè un sistema simpaticotonico molto attivo e un sistema parasimpaticotonico abbastanza potente. E questo fa sì, per esempio, la componente di zolfo, vedremo anche alcuni casi clinici che vi porterò, la componente di zolfo oggi la troviamo spesso, per esempio, nel bulbo carente, gli dobbiamo dare il significato, sì, quello di una carenza di un minerale che ha un'importante azione antinfiammatoria, ma dobbiamo dargli una valenza maggiore perché è un minerale che ha a che fare moltissimo, vedremo, soprattutto con l'attività connettivale del connettivo. Se andiamo alla classificazione iniziale, manca un biotipo, che è quello fluorico. Il fluorismo è una deviazione patologica dei tre follette embrionali, cioè la caratteristica del fluorismo di solito è un'appendice patologica della componente fosforica, infatti sono molto frequenti le costituzioni cosiddette fosfofluoriche, poi vedremo delle immagini così inizieremo ad entrare di più nei dettagli. E la componente fluorica quindi vede una parte che noi potremmo definire un dis, una dismorfia, un'alterazione che oggi è molto espressa proprio nella chiave di lettura epigenetica, che è molto chiaramente esposta per esempio da un grande come il professor Burgio, che fa capire come molte volte la nostra espressione genotipica venga ad essere intrappolata nel disordine di informazioni che l'hardware, il nostro hardware, quindi il nostro genotipo, ha in continuazione creando una sorta di dismorfia che purtroppo ormai è evidente già sin dalla nascita e non solo condizionata chiaramente dalla fase di sviluppo vitale, dalla fase di crescita esponenziale dell'energia di ognuno di noi, no? Ma viene fuori appunto già dall'inizio e sappiamo benissimo ormai quanti bambini hanno problematiche nel neurosviluppo ed altro, motivo per cui chiaramente la chiave di lettura costituzionale si amplifica anche in una chiave più profonda e dà ancora più valore alla chiave di lettura epigenetica, come vedremo poi anche successivamente. Ma vi faccio vedere alcune caratteristiche fisiche. Sulla parte laterale avete un grafico che vi fa vedere alcuni aspetti, poi passeremo nel dettaglio le singole costituzioni. E che cosa notare per avere già un inquadramento? Intanto l'aspetto del viso e viso nelle sue caratteristiche è molto importante. Per esempio, se vediamo la parte fosforica, voi vedete, per esempio, nel disegno a destra, in alto a destra, un viso triangolare. Cioè la prevalenza del tessuto nervoso, della parte cranica rispetto alla parte mandibolare, predispone di più verso una tipologia più fosforica, con lo sviluppo chiaramente di energia nervosa e quindi anche psicoemotiva molto forte. Nell'ambito, per esempio, della tipologia sulfurica, vedete il viso già diventa un po' più quadrato. Un'altra caratteristica è anche il colorito. Vedremo che cambierà molto, per esempio, l'ossigenazione nell'ambito delle tipologie. Il fosforico ha un'ossigenazione, si dice, aerobica facoltativa. Il sulfurico è un aerobio obbligato. E poi vedremo perché. Al contrario, per esempio, andiamo dal lato del carbonico, in basso sulla
sulla sinistra, vedremo che il volto, vedete, è un po' più alla parte bassa, no? Più allargata. E quindi è come se c'è una prevalenza della componente mandibolare. La differenza è notevole. Nel fosforico avremo, per esempio, una prevalenza psicosomatica importante nella gestione della propria bioenergia, della propria energia vitale. Nel carbonico, invece, la prevalenza sarà soprattutto di tipo somatopsichico, dove il corpo, attraverso le sue segnalazioni, e quindi ormoni, neurotrasmettitori, citochine, modula anche l'attività di risposta dei sistemi cerebrali, in primis il sistema ipotalamo ipofisario. In alto avrete, praticamente, avete la visione della DIS delle quattro, la componente distonica, dismorfica, la componente florica, come vedete. C'è una simmetria, ma ci sono poi altre caratteristiche che poi verranno fuori. Ma già avere una chiave di lettura su pochi spunti, che possono essere venire dall'osservazione diretta del paziente quando è in studio con noi, praticamente già ci può orientare, perché il colorito è qualcosa che dobbiamo notare, così come anche altri aspetti del volto, così poi vedremo anche l'iride, ci può orientare, il colore dell'iride è di orientamento verso le tipologie, così come alcuni aspetti legati alla lunghezza corporea. Gli antichi ci definivano brevilini e longilini, qua il concetto viene un po' ad essere allargato, perché vedremo alcune definizioni di brevilineo e longilineo hanno a loro volta una spiegazione che è molto più complessa rispetto a quello che noi pensiamo. Questa è una delle definizioni, vedete, questa è una slide in cui ci sono già delle immagini, una definizione delle costituzioni rispetto a quelle che poi sono nella storia della medicina, sono state delle definizioni che sono state nel corso dei secoli, soprattutto gli studi sulle costituzioni sono state fatte anche da italiani, ma francesi, svizzeri, il professor Vanier, il professor Nebel, ma anche italiani hanno studiato, Giacinto Viola è stato un grande studioso delle costituzioni, e queste definizioni che voi trovate qui in qualche maniera definiscono alcuni aspetti, non c'entrano tutto, però sono importanti per avere praticamente una sorta già di inquadramento costituzionale, biotipologico. Nel carbonico la definizione di brevilineo astenico si accentua soprattutto su due aspetti: la parte del brevilineo, che significa comunque fondamentalmente non c'è una lunghezza, una crescita in lunghezza del tessuto osseo, ma questo perché? Perché la lunghezza soprattutto del femore, delle ossa degli arti, del collo, sono sotto l'egida del tessuto tiroideo, cioè in ambito proprio di sviluppo auxologico, il tessuto tiroideo, che vedremo è più spinto come, diciamo, funzione metabolica nella costituzione fosforica, tende a sviluppare di più in lunghezza il femore, gli arti superiori, e il torace e il collo. In questa costituzione noi abbiamo un ipotiroidismo funzionale, quindi fondamentalmente sono costituzioni più ipo dal punto di vista tiroideo. Quindi è molto importante inquadrare la problematica prima in maniera tale che poi lo sviluppo, diciamo, progressivo venga ad essere accompagnato durante il corso della vita anche attraverso quello che è proprio una ridefinizione del sistema metabolico condizionato chiaramente dalla tipologia prevalente. E questo è importante. L'aspetto ipotiroidario testimonia ancora di più quello che dicevamo prima nel carbonico, per esempio l'aspetto di una costituzione che ha una bassa energia a livello cerebrale, un basso feedback fra sistemi cerebrali e corpo, cioè una sorta di rallentamento, di sedazione di questo sistema, e questo perché il carbonico deve sviluppare delle caratteristiche legate a delle particolarità di espressione, delle qualità che a sua volta gli permettono di poter inquadrarsi nell'ambito di quella che è l'espressione globale della sua esistenza. E quindi vedremo alcune caratteristiche che sono collegate proprio a questo. L'aspetto panipendocrino ci dice già che non sarà un soggetto che ha tanti ormoni,
vedremo poi anche un grafico con l'ormonoregolazione costituzionale, il leucoflemmatico grasso lo inquadra come linfatico grasso, come soggetto linfatico prevalente, non è certamente un sanguigno, assolutamente il carbonico, è più flaccido, vedremo alcune caratteristiche, l'endoblasta, abbiamo visto era il foglietto embrionale prevalente, secondo Ippocrate, nell'ambito dei temperamenti ippocratiani e soprattutto di Galeno, questa costituzione viene inquadrata nell'ambito della costituzione più linfatica. Alcuni aspetti di questa costituzione, vedete, sono la rigidità, la regolarità, la resistenza, la disciplina e l'ordine. Poi, tendenzialmente, rigidità non è solo un aspetto strutturale, ma anche un aspetto psichico spesso. La regolarità indica chiaramente una immissione di energia costante, questo è un diesel, non è un turbo, ha una caratteristica il carbonico di avere una buona resistenza a medio-lungo termine, non ha grandi quantità di energie, ma soprattutto nel tempo invece tende a conservare una qualità, diciamo, di produzione energetica buona, poi vedremo perché, e fondamentalmente anche caratteristiche, diciamo, collegate alla resistenza sono il fatto che tendenzialmente ha un buon accesso agli ormoni cortico-surrenalici, questa costituzione che è una costituzione prevalentemente parasimpaticotonica, cioè la prevalenza di questa tipologia, vedremo, è nell'ambito soprattutto parasimpatico, e quindi avrà una prevalenza di quegli ormoni come per esempio l'insulina, quindi tendenzialmente un iperinsulinemico, vedremo, hanno a che fare poi con la tendenza, e anche in ambito di corteccia surrenalica non ha grosse puntate cortisoliche, ma ha una costante produzione di cortisolo. Lo stesso dicasi per quanto riguarda aspetti come per esempio la disciplina, l'ordine, vedete, è un pratico, è un concreto, è un diligente, metodico, paziente, cerca di fare il minor sforzo possibile, tendenzialmente un aspetto carbonico, anche l'essere poco combattivo, quasi rinunciatario, sono aspetti che poi, diciamo, verranno confrontati con gli altri tipi di espressione psicologica delle altre costituzioni, ma in ambito di quello che può essere una sorta di anamnesi del paziente, alcuni aspetti di questo genere, soprattutto se appartengono a una tipologia differente, possono in qualche maniera essere di aiuto a inquadrare un rallentamento metabolico globale che noi possiamo poi, anche attraverso l'aiuto di informazioni che ci possono derivare sia dalla nostra visita, sia da altre modalità come per esempio il test del bulbo, aiutare per esempio a evitare il peggioramento di queste caratteristiche intervenendo precocemente in maniera primaria e preprimaria, come diceva prima Giorgio, non aspettando che chiaramente il quadro patologico di questa costituzione o di questa reattività che si chiama sicusi praticamente tenda poi a prevalere. Questi sono alcuni aspetti morfologici, vedete, c'è una foto sia in alto a sinistra, sia sulla vostra destra, avete delle immagini che definiscono più o meno i diametri. Fondamentalmente sono costituzioni che hanno un addome globoso, un addome dilatato, più flaccido, non è tipicamente per esempio il grasso addominale del sulfurico, è più un grasso infiammatorio, più metabolico, più legato a un iperinsulinismo di fondo. Il grasso del carbonico ha una genesi differente, sia anche iperinsulinemica, ma soprattutto disormonale per quanto riguarda principalmente gli ormoni sessuali. Una sorta di sindrome distrofico genitale, e come vedete il tipo di deposito del grasso è anche sui fianchi, e anche alle radici delle cosce. Qui chiaramente ci sono dei deficit di molti ormoni dell'aging, l'aging in questa costituzione molto sofferente, in questa tipologia qua. Alcuni aspetti che vedete inquadrano, descritti inquadrano
tipologicamente, morfologicamente la costituzione, è un soggetto tendenzialmente basso, ma soprattutto è importante i diametri relativi, cioè è importante per esempio il diametro longitudinale del femore rispetto per esempio a quello trasversale, cioè sono sviluppati più in ambito trasversale che non in ambito longitudinale. Il viso più rotondo, il colore prevalente dell'iride, il marrone chiaro, orienta verso questo tipo di tipologia. La circonferenza del polso inferiore ai 20 cm, il collo maggiore di 20 cm, una circonferenza del polso abbastanza spessa, per il fatto che in questo tipo di costituzioni dove prevale il calcio c'è anche una maggiore componente ossea, un collo largo e corto. Questo è un altro aspetto importante che dovete considerare. Di fronte alla crescita del collo è proprio sotto lo sviluppo e la spinta ossologica dell'ormone tiroideo. In questo caso il collo taurino orienta verso una sorta di ipotiroidismo latente. E quindi fondamentalmente se avete di fronte un paziente che orientativamente si inquadra con queste caratteristiche, potete eventualmente anche con l'aiuto del bulbo inquadrare una carenza relativa per esempio di selenio, di iodio, che sono due ormoni eccitativi, due ormoni che danno energia, in queste tipologie vengono meno, come una sorta ancora diciamo di preavviso che sta soffrendo molto quel tipo di ormone. La mano quadrata, i denti e unghie tendenzialmente quadrati, la cute fredda e pallida. Una cosa importante, per esempio, nel riconoscere la tipologia è l'angolo braccio-avambraccio aperto verso l'alto, inferiore a 180 gradi, cioè praticamente se poniamo il nostro braccio-avambraccio in apertura, se l'apertura non supera i 180 gradi, parliamo, cioè c'è una tendenza ad avere una sorta di contrattura cronica dei muscoli posteriori, per cui chiaramente in questi soggetti c'è questa caratteristica. Ci sono articolazioni più rigide, muscoli atonici, una paniculopatia adiposa con addome prominente, soprattutto c'è tendenzialmente una diffusione anche, vi dicevo, del grasso a livello della radice delle cosce e anche dei fianchi e del bacino. Dal punto di vista metabolico-energetico, vedete, caratteristiche molto interessanti di questa tipologia sono l'ipofunzionalità gonadica, per cui di fronte a questa tipologia, anche se il bulbo ci orienta su ormoni, conviene andare a lavorare molto sull'attivazione di questi ormoni gonadici. E lo stesso per quando dicasi le problematiche collegate, per esempio, al metabolismo tiroideo. Cioè, se noi abbiamo un ulteriore deficit tiroideo in una tipologia già di per sé ipotiroidea, perché non può essere ipertiroidea, perché se fosse ipertiroidea avrebbe un sistema, vedremo, metabolico aerobico. Invece, essendo un sistema metabolico, quello del carbonico, di tipo anabolico, grasso si dice, con anaerobiosi prevalente, cioè questi soggetti sono in anaerobiosi, non c'è una grossa circolazione di ossigeno, per cui fondamentalmente in questi soggetti c'è un'acidosi cronica di terreno, è proprio il terreno carbonico che fa del calcio il minerale costituente, che è un minerale tendenzialmente alcalino, che tende a riparare quell'acidosi continua a cui il corpo va incontro per un deficit progressivo del metabolismo ossigenativo, che progressivamente tenderà, vedrete, a utilizzare sempre di più i carboidrati e a utilizzare meno le altre componenti, perché fondamentalmente estrae energia dai carboidrati. È costretto, avendo una bassa prevalenza del trait ipotalamo-ipofisario, in ambito di condizionamento del sistema metabolico globale, chiaramente queste tipologie sono più condizionate in ambito anche di disturbi collegati per esempio all'aspetto dietetico, dalla gestione metabolica del cibo, cioè il cibo, attraverso la richiesta di cibo, il corpo è come se si droga, è come se il corpo va incontro a una sorta di dipendenza, un atteggiamento che si chiama somatopsichico, che io spiego in una parte
dei due weekend in cui dedico la lezione sulle costituzioni, quando parlo di dietologia applicata alle costituzioni. E chiaramente stasera vi accennerò così come viene. Vi dicevo, con una forma anche di sostegno cortico-surrenalico. Fondamentalmente a livello surrenalico questo tipo di sistema metabolico trova un sostegno soprattutto per quanto riguarda la corteccia surrenalica, non la midollare surrenalica. Le costituzioni che usano di più la midollare sono le costituzioni fosforiche, quelle più adrenergiche. Quando voi nel test del bulbo trovate sistema adrenergico in stress, già avete avuto un'informazione importante. Se siete di fronte a un soggetto fosforico che utilizza molto il sistema adrenergico, lo dovete prendere in considerazione quel tipo di carenza. Se siete di fronte a un soggetto carbonico che ha già di per sé una carenza adrenergica, questa costituzione va avanti a colpi di aldosterone, va avanti a colpi di cortisolo, ma non ad alte dosi. Non è capace di produrre una grande quota di cortisolo, il carbonico. La grande quota di cortisolo sarà capace di produrla in una fase di scompenso, soprattutto il sulfurico. Ma questa tipologia è una tipologia che va continuamente stimolata, perché in questa patologia c'è la maggiore stasi. Noi stiamo vivendo, per esempio, un aspetto carbonico questi giorni e siamo fra quattro mura, non possiamo uscire, abbiamo meno ossigeno. Ha fatto bene Giorgio a dire prima, ci dobbiamo ossigenare. A questo punto aumentiamo le dosi di self food, no? Giusto Giorgio? litri in questi giorni, dicevo. E quindi questo trait viene chiaramente condizionato molto anche chiaramente dall'energia surrenalica, perché fondamentalmente soprattutto cortico surrenalica, che è delle due ghiandole dello stress, quella più attivata. E d'altronde l'atteggiamento fisico, morfologico, no? Di queste tipologie è proprio un atteggiamento tipicamente cortisolico. Spesso vi appaiono, per esempio, ma di cortisolemia cronica, non di ipercortisolismo acuto, di un cortisolismo cronico, non con grandi accentuazioni, ma con un profuso e continuo, come una sorta di diesel, no? Una continua produzione che porta a una sorta di edema reattivo dei tessuti. Noi vediamo in questi soggetti, per esempio, i più alti valori in ambito di BIA per quanto riguarda l'acqua extracellulare. Fondamentalmente il problema di questi soggetti è la condizione che Hahnemann chiamava la sicosi. È una sorta di degenerazione tessutale del tessuto connettivo, che non è un connettivo come nel sulfurico, un connettivo che si infiamma, è un connettivo che tende alla stasi, tende al ristagno, tende a trattenere, perché fondamentalmente in questo tipo di tipologia quello che è importante non è l'aspetto metabolico, che invece è fondamentale soprattutto nella tipologia sulfurica, quando soprattutto l'aspetto di drenaggio, di depurazione, di quello che è l'emunzione fisiologica di organi come il colon, come il fegato, come i reni, come la pelle, come anche attraverso il polmone, il respiro, perché fondamentalmente sono sistemi che devono continuamente eliminare degli acidi, perché continuamente li producono, perché fondamentalmente questo è un terreno di tipo, tra virgolette, acidogeno, come vedremo in una slide successiva. Il lieve iperinsulinismo di fondo li rende soggetti, ma questo perché avviene? Perché fondamentalmente noi siamo yin e yang, siamo simpaticotonici e parasimpaticotonici, in momenti della giornata differenti, e anche nello stesso momento di giornata abbiamo la possibilità di attivarci e di disattivarci. Questi soggetti hanno un tenore di fondo parasimpaticotonico, vedremo poi gli ormoni prevalenti. Chiaramente non avranno un grosso ormone tiroideo, non avranno un grosso glucagone, non hanno una grande capacità di produrre glucagone, fondamentalmente sono più parasimpaticotonici, e nell'ambito della parasimpaticotonia il paratormone tende a prevalere. Quindi questo sarà il soggetto che prenderà il calcio dai tessuti, soprattutto dalle ossa, e tenderà a portarlo verso i vasi nel tempo, lo porterà verso le articolazioni, la cosiddetta rigidità non solo articolare ma anche vascolare, no?
Allo stesso tempo noi avremo in questa tipologia la possibilità di andare, per esempio, a perpetuare una sorta di ipoglucagonismo associato a un iperinsulinismo lieve di fondo, che porterà chiaramente anche a certi trait, a una sorta di infiammazione silente, che però non sarà così, diciamo, dominante da un punto di vista di espressione clinica, ma sarà una sorta di sistema che agirà profondamente, in maniera subliminale, che però poi, quando emergerà, diceva Hahnemann diceva, la sicosi, che è la modalità con cui si ammala il carbonico, la sicosi prima cola e poi costruisce. È un sistema su cui noi possiamo fare molto. Perché? Possiamo fare molto perché possiamo agire prima, conoscendolo. Mentre questi diventano, quelli che poi diventano i malati cronici, quelli con polimorbilità, quelli che poi arriva il virus e non ce la fanno, quelli che hanno più patologie, quelli che hanno chiaramente anche più costi sociali, quelli che hanno poi quelle morbidità che possono essere anche controllate, proprio perché non hanno una grossa vis energetica, non hanno questa grande vis energetica, per cui le espressioni anche della patologia non sono espressioni brutali, ma sono espressioni croniche, una sorta di, diciamo, inquinamento progressivo che disturba un sistema immunitario solido, perché questi soggetti hanno una ghiandola a prevalenza parasimpaticotonica, che è il timo, che mantiene un'attività prolungata, al contrario, per esempio, di fosforici, che sono tendenzialmente ipotimici e sono quelle tipologie che più facilmente vanno incontro al disordine immunologico in età infantile. Quelli che si chiamano diatesi manganese rame, diatesi rame o argento in ambito diatesico. E quindi fondamentalmente in ambito di questi aspetti il riconoscere precocemente, anche attraverso il test del bulbo, un terreno ipossico cronico ci può permettere attraverso diverse strategie. Quelle che io attuo sono soprattutto una pulizia delle monturi, ma soprattutto un miglioramento della qualità energetica del soggetto. Perché se questo soggetto non ce l'ha per diatesi, per caratteristiche, noi possiamo essere bravi a farli sviluppare nel tempo, perché tutti quanti siamo dotati di tre fogliette embrionali. È chiaro che poi, in relazione a come ci sviluppiamo nel tempo, abbiamo il condizionamento legato a diversi fattori, anche l'analisi chiaramente dei traumi. Questi soggetti sono molto solidi da un punto di vista, vedremo, anche psicologico, perché sono soggetti terra, sono soggetti che hanno una solidità. Il calcio, voi lo trovate nella calce, nelle murature, da solidità, però deve essere ben equamente distribuito. Se viene distribuito male, perché abbiamo creato una sorta di ipossia cronica, e questi sono già soggetti che vivono in ipossia, ma ne vediamo molti anche con l'otto test del bulbo, perché sono i soggetti che ci arrivano in questa situazione. In verità la loro costituzione non è questa, ma hanno, diciamo, delle caratteristiche. Noi dobbiamo essere bravi a capire, in relazione anche alle informazioni che ci arrivano dal test, come poter agire sui diversi fattori che condizionano quella che è poi l'espressione globale energetica di questa sorta di diesel. Vi ho messo delle immagini, Costanzo, se immaginate Costanzo, proprio le sue puntate del Costanzo Show erano, no, lunghissime, no? Maradona, un carbonico, d'altronde non è stato uno stinco di atleta. Quando l'unica volta che si è allenato Maradona nella sua vita bene è stato l'anno dei mondiali del Messico 1986, e l'ha vinto da solo. E quella era una persona che aveva estro, ma non certamente fisico. Un genio. E là poi c'è anche una bella storia su Maradona. Purtroppo. Bella e brutta, perché vedremo, la riprenderò nella Costituzione Florica. Questa invece è la tipologia fosforica. Siamo al contrario, immaginate gli americani, che hanno inventato negli anni 70 il mineralogramma, mettevano il rapporto calcio-fosforo orientativamente intorno a 2,6 come rapporto che semplificava praticamente il sistema neurovegetativo. Cioè, secondo il mineralogramma fatto dagli americani, da quegli studiosi allievi del professor Sely, che aveva studiato la sindrome d'adattamento generale, il rapporto calcio-fosforo
il rapporto che definiva la qualità del sistema neurovegetativo. Valori superiori a un certo valore, che era 4, ci davano una prevalenza di tipo parasimpatico tonico, valori inferiori a 2,2 ci davano, in questo rapporto calcio-fosforo del mineralogramma, rapporti invece di tipo simpatico tonico. Noi attraverso il bulbo possiamo definire anche la qualità dei minerali presenti e la qualità soprattutto anche il tipo di minerali carenti, nonché anche il livello di infiammazione, e poter orientarci sulla tendenza neurovegetativa, che in questo caso, nel caso della costituzione fosforica, definisce soprattutto un soggetto simpatico tonico, un soggetto che ha fondamentalmente, se lo vedete anche nelle varie definizioni, ipertiroideo esauribile. Che cosa indicava fondamentalmente questo ipertiroideo esauribile come definizione? Intendeva l'abilità, che era già stata sottolineata da grandi omeopati, di questa tipologia a mantenere la sua energia stabile. Questa tipologia sono quei soggetti che vengono per carenza energetica, spesso in studio. Sono quei soggetti che noi una volta definivamo esauriti, quelli a cui i vecchi infermieri, io ho avuto la fortuna da bambino di lavorare in una farmacia, e allora si vendeva l'epargrise o i tachili, che erano praticamente il complesso di vitamina del gruppo B. Oppure, tipo i fibromialgici, che sono sempre stati. Esatto, attualmente sì. Questa costituzione inquadra molto bene la fibromialgia, dove c'è da un lato una particolare sensibilità neurosensoriale, dall'altro c'è una difficoltà del connettivo, perché, e questo è importante, questa tipologia è una tipologia che ha una bassa quantità di connettivo. Il connettivo è molto esteso nel carbonico per un semplice motivo, perché il carbonico ha una genesi embrionale di tipo endodermico, e l'endoderma dà origine ai visceri, e i visceri di per sé, vedete la milza, vedete il fegato, no? Ma anche i visceri addominali, sono ricchi di tessuto linfatico e connettivale. Allo stesso tempo, questa tipologia è una tipologia particolarmente ipoconnettivale e quindi mal sopporta un carico tossico metabolico, come può essere quello di sostanze chimiche, di pesticidi, di metalli pesanti. E questa mal sopportazione avviene a più livelli, non solo a livello del connettivo che noi pensiamo, per esempio quello che dicevi tu, Giorgio, il fibromialgico, ma anche a livello, per esempio, del connettivo intestinale, dove se ne va in crisi il microbiota molto facilmente in questa tipologia, che è molto sensibile. Ed è una tipologia che, proprio perché ha una genesi ectodermica, avrà dei visceri addominali molto piccoli. Sono quelle tipologie che negli anni, a fine degli anni 800, venivano classificati da grandi medici come microsplampiniche. Le tipologie potevano essere definite in relazione proprio al volume dei visceri, e questo lo facevano gli anatomisti dell'epoca, che vedevano che certi avevano organi voluminosi, altri avevano organi meno voluminosi. Il soggetto fosforico è un soggetto microviscerale, non ha una grossa visceralità, per cui sarà quello, per esempio, che più facilmente, anche per somatizzazioni, soffrirà molto a livello dell'apparato digerente. Al contrario, per esempio, del carbonico, che avrà problematiche differenti, soprattutto per esempio in ambito metabolico e non in ambito digestivo. Questi sono i soggetti che facilmente vanno incontro a malattie da stress, no? A malattie in cui c'è un esaurimento energetico. E quelli per il tiroideo esauribile, che si associa a quell'altra definizione di iposurenalico, indica proprio un'incapacità biologica a reggere uno stress cronico. Queste sono tipologie che, avendo una buona midollare surrenalica, per genesi embriologica, ectodermica. L'ectoderma dà origine al sistema nervoso periferico. La midollare del surrene è una ghiandola che è l'embricazione di un ganglio del sistema simpatico. Cioè, un ganglio del sistema simpatico si è ridefinito e si è differenziato e ha dato origine alla midollare del surrene. Questi soggetti sono ipermidollarici dal punto di vista surrenalico. Quindi hanno una risposta allo stress acuto importante, ma hanno invece una risposta molto blanda allo stress cronico. Lo stress cronico degenera. Questi sono i soggetti che hanno bisogno di ossigenarsi, sono degli aerobi facoltativi, il che significa che da un lato hanno un buon sistema aerobico, ma quando non lo sviluppano, come lo possono sviluppare? Non solo attraverso l'ossigenazione, ma anche attraverso l'allenamento. E quindi questa tipologia, che è una tipologia rapida, è una tipologia turbo dal punto di vista metabolico, poi lo vedremo, no?
questa tipologia soffre l'ipossia cronica molto di più della carbonica. Peraltro questa tipologia è una tipologia che, avendo uno scarso connettivo, quando noi andiamo in catabolismo acidogeno, e questo può essere sia legato a uno stress biologico di tipo emotivo, ma anche di tipo alimentare, con l'utilizzo di cattivi cibi, ma anche e soprattutto farmaci, oppure l'uso, per esempio, anche di, in maniera inadeguata, dei propri bioritmi. Queste sono le costituzioni che più di tutte mal sopportano lo switch del cortisolo. Quindi in queste costituzioni va rieducata la persona a mantenere alti i suoi bioritmi, proprio perché è a mantenere in equilibrio il suo ritmo biologico, che in questi viene facilmente spezzato per una debolezza di tipo melatoninico, di tipo epifisario. Perché queste tipologie, come mi ha insegnato il grande professor Ivo Bianchi, sono tipologie epifisarie deboli, sono tipologie più ipofisarie, hanno una grossa energia ipofisaria che gli dà, in ambito di costituzionalismo, un aspetto più nervoso, al contrario delle grosse tipologie invece epifisarie, che in ambito proprio tipologico gli dà invece un aspetto più calmo. No? Quindi, perché la ghiandola pineale, il controllo della ghiandola pineale ci permette questo. Quindi queste tipologie, che avete capito bene, sono molto neuronervose e molto neurovegetative, hanno bisogno più di tutte di essere seguite, di essere prese in cura, di essere assecondate, ma di essere aiutate nel terreno preventivo. Sono tipologie che più facilmente vanno incontro a un'infiammazione cronica, per esempio di tipo autoimmune, quando sono giovani, ma quando tendono con l'età ad indebolire il braccio TH1 per un invecchiamento che interviene subito, la cosiddetta, il cosiddetto tubercolinismo, che da astenico diventa astenico, dicevano i grandi omeopati, perché sia la psora, che è la modalità che è tipica del sulfurico di reazione, poi la vedremo, sia il tubercolinismo, che invece è la reattività di questa tipologia, porta a due fasi che vengono definite steniche e asteniche in relazione alla capacità di gestire bene quel tipo di stressore, che in una prima fase viene gestito con una certa forza energetica, ma successivamente il sistema non ce la fa più e la situazione degenera, dando vita a manifestazioni più gravi e soprattutto più croniche. È la storia di molti nostri pazienti. Nell'ambito, vi dicevo, di queste definizioni, poi se passiamo ad alcuni aspetti, vedete, la flessuosità, l'eleganza, la distinzione, la ricerca di perfezione, la gestualità espressiva, è un individuo maschio o donna portato allo sprint, non ha molta resistenza, con un'intelligenza astratta, idealista, intuitivo, è un sognatore, emotivo, ipersensibile, con anche una grossa parte immaginativa. Quindi è un sinestesico, è un affettivo, tendenzialmente artista, con una forte sensualità psichica. Questi aspetti che caratterizzano molti rimedi della linea fosforica sono molto tipici di questa, tipo, di questa costituzione e si imbricano bene anche ad aspetti fisici che rendono questa tipologia, per esempio, con caratteristiche più gradevoli da un punto di vista anche di estetica. Sono alti e sottili, un viso triangolare ed allungato, il colore prevalentemente dell'iride azzurro, tendenzialmente longilineo, con la circonferenza del polso tendenzialmente sottile, sotto i 16 cm, la mano allungata con dita sottili, tipica per esempio di molti artisti, unghie e denti lunghi, molti musicisti, no? Unghie e denti lunghi, cute, chiara e pallida. Siamo sempre nel settore del linfatico. Qua non siamo ancora nel sanguigno, la cute tendenzialmente tende al chiarore, non tende all'istaminergia, perché sono soggetti a basso indice istaminergico, sulfurico è molto istaminico, angolo braccio-avambraccio tendenzialmente in linea, nel fosforico così come nel sulfurico, cioè in linea significa intorno ai 180 gradi, con arti lunghi e sottili, il torace esile, le articolazioni molto flessibili. Queste caratteristiche fanno sì che, per esempio, a livello metabolico c'è una
decisa attività del sistema simpatico. Il sistema simpatico, che ho collegato molto all'attivazione ipotalamo-ipofisaria, in questi soggetti è molto attivata. Hanno un'attivazione all'ipotalamo, questa sorta di console a cui arrivano una serie di informazioni dal nostro sistema, in questi soggetti è molto attivata. Sono soggetti molto sensibili, entrano nel campo dei soggetti ipersensibili, però colgono diverse informazioni. Infatti, in ambito di diatesi, la diatesi tubercolinica li caratterizza nella forma di tubercolinismo ostenico come soggetti che hanno una psicomorfologia con recettori prevalenti, cioè recettori sarebbero gli occhi, il naso, la bocca, le orecchie e le mani. Quando c'è una prevalenza del recettore, non è detto che siano tutte e cinque, ma bastano uno o due, cioè quella è una tendenza fosforica. Mentre per esempio nel sulfurico l'aspetto cosiddetto del concentrato, la cosiddetta psora astenica, definisce invece questa tipologia con delle caratteristiche differenti, a tipo di Berlusconi, cioè con gli occhi più piccoli, col naso più piccolo, con la bocca più piccola. È chiaro che sono caratteristiche di tipo psicomorfologico differenti. Questo ipersimpaticotonismo differenzia anche l'attività della tiroide, che essendo una ghiandola a prevalenza simpaticotonica, in questi soggetti sarà più attivata. E sono però i soggetti che se vanno in acidosi cronica, vanno in ipossia, ricordatevi l'ossigeno è fondamentale per la ghiandola, e non vanno in ipossia solo perché non c'è ossigeno, vanno in ipossia perché si infiammano. E nell'infiammarsi, quello che regge nella fase di gelificazione è il tessuto connettivo, che essendo sofferente in questo caso, tende a switchare la fase parasimpaticotonica, cioè subentra una sorta di iperparatiroidismo secondario in questi soggetti, che porta praticamente a un ipotiroidismo, motivo per cui vi trovate molti ipotiroidei che sembrano fosforici. Perché fondamentalmente l'ipotiroideo dovrebbe essere grasso, ma oggi noi ci troviamo di fronte spesso a ipotiroidei franchi, ma anche ipotiroidei non subliminali, ipotiroidei funzionali, possiamo dire così, che invece hanno caratteristiche completamente opposte da un punto di vista di quello che è la tipologia tipica ipotiroidea, no? E questo vi spiega il fatto che in questi soggetti c'è una labilità neurovegetativa, perché da un lato c'è un atteggiamento proprio ciclotimico del sistema metabolico, dall'altro c'è un atteggiamento di sofferenza dell'energia globale di fronte a uno stress cronico. E considerate che oggi chi è che non vive uno stress cronico? Visto che oggi, come ci insegna il professor Burgio, abbiamo più fattori che condizionano il nostro stress. Fattori volontari, che so, mangio il cibo sbagliato, ma anche fattori involontari che subiamo, come può essere l'impatto ambientale, se stiamo in un campo elettromagnetico di disturbo, oppure ci mangiamo un cibo che contiene dei veleni, oppure respiriamo un'aria che contiene particelle PM2,5, come succede qui a Monopoli. Che cosa succede a un sistema metabolico come quello tubercolinico, che non è aerobico e non ha neanche un grosso connettivo? E ti arriva un virus e tu un sistema che è incapace di difendere. Un sistema che per difendersi ha attivato in questa condizione di cronicità, che mal sopporta questa tipologia, ha attivato un TH2 di risposta, che è cortisolemica, ma non ha il terreno giusto per farlo, e questo condiziona un'ipoattivazione del TH1 che per esempio in ambito di risposta virologica oggi attuale è fondamentale che noi abbiamo sana. L'importanza della matrice, l'importanza di andare a vedere prima i danni della matrice, e attraverso il test del bulbo lo possiamo fare, perché attraverso il test del bulbo, se mi esce fuori silicio, a che cosa devo pensare? Se mi esce fuori zolfo, una carenza di zolfo, a che cosa devo pensare? Devo pensare a qualcosa che ha a che fare con la capacità metabolico-tossica di quell'organismo di reggere quel tipo di stressore. E se non ce la fa, e d'altronde lo zolfo dove viene usato? Viene usato molto, per esempio, l'MSM oggi negli attuali prodotti che molte aziende naturali propongono per depurare l'apparato respiratorio. L'MSM. È lo stesso, la stessa acetilcisteina, che io ho usato molto in terapia oncologica integrata, è un prodotto che viene usato per l'apparato respiratorio. Noi possiamo arrivare prima a questo tipo di informazioni.
Cioè possiamo fare un lavoro sulla popolazione molto più precoce, dove l'orientamento tipologico, queste sono costituzioni tubercoliniche, ma non vengono chiamate tubercoliniche per caso. Vengono chiamate tubercoliniche perché la prevalenza di la modalità con cui si ammala questa tipologia, purtroppo penso che oggi non farò a tempo a darvi una spiegazione sulle diatesi, ma voglio dire la modalità con cui si ammala, la modalità tubercolinica che ha due fasi, una astenica e l'altra astenica, quella prevalente e quella astenica, perché l'astenica dura poco, perché la vis energetica fisiopatologica di queste tipologie non è così potente. Si collega in medicina cinese, per chi di voi conosce la medicina cinese, all'elemento metallo, mentre la tipologia carbonica, sì, sono grafici che comunque avete, e comunque le mie slide sono a vostra disposizione senza problemi, quindi Giorgio, se le vuoi distribuire a tutti gli ascoltatori, per me non ci sono problemi, però i collegamenti, per esempio, della costituzione fosforica con l'elemento metallo ci mette in condizione di collegarsi energeticamente a due grossi sistemi, che sono il polmone e il colon, uniti da una denominatore comune, il sistema linfatico. Il sistema linfatico, che è la cui origine ectodermica, in qualche maniera, ci dà una valenza in ambito di questi due sistemi fondamentale, e avere la capacità di andare a drenare bene il sistema linfatico. Immaginate il mediastino. Il mediastino, io ho lavorato 16 anni in oncologia terminale. Sono stato un medico di cure palliative, sia in hospice che a domicilio. E sapete quanti mediastini ingolfati ho notato, ho avuto? Che cos'è il mediastino? Se non sede di grossi vasi, ma soprattutto di grosse strutture linfoidi. E quindi se noi abbiamo durante la vita un polmone con, diciamo, una scarsa capacità di eliminazione connettivale, quel mediastino che poi ci deve venire in aiuto, è come se avesse voi un linfonodo sottomandibolare sempre attivato. È chiaro che quando arriva un virus in ambito tonsillare è più facile che parte la recidiva. E noi non pensiamo alla pulizia, per esempio, del tessuto linfatico, no? Sistemato in queste varie sedi, perché non abbiamo l'idea di sistematicità. Noi medici, non sto criticando nessuno, la classe medica che si forma in maniera cartesiana. Ok? Allora, tutte queste caratteristiche... Vedete, l'ipersimpaticotonismo con ipertiroidismo secondario instabile, ipopinealismo, ipermidulosalonarismo, ipoinsulinismo. Siamo al contrario, siamo al braccio contrario. Siamo al braccio dove c'è una prevalenza di ormoni tiroideo, c'è una prevalenza di ormoni surrenalici, c'è una prevalenza di glucagone. Fondamentalmente queste sono le tipologie magre. Sono le tipologie che da giovanissimi si fanno il diabete di tipo 1, il diabete cosiddetto magro, per attivazione, che ne so, virale. Latente. Oppure oggi modernamente sono le tipologie che vedete si fanno la celiachia, e non so perché molti di questi che hanno la celiachia vengono da noi e dicono: dottore, ma non lo so perché l'ho avuta. E forse hanno qualche virus latente che ha attivato la branca TH1 che non è stata capace di reggere la disinformazione che si è creata tra uomo e ambiente. Questa tipologia vedete che ha un notevole setting iperpituitario, quindi ha una notevole serie di informazioni a livello del sistema limbico di encefalico, e ancora di più in questa tipologia sarà molto importante andare a valutare l'aspetto psicosomatico, che vi viene fuori molte volte dal test del bulbo. Io ho avuto un ragazzo, faccio qui un caso, di 19 anni, me l'ha portato una mia paziente, una segretaria di una grossa scuola di Monopoli, la quale praticamente, dopo aver visto una mia relazione sul bulbo in una sede qui nel mio paese di un gruppo di signore che vende dei prodotti a domicilio, prodotti naturali, mi hanno chiesto di parlare del bulbo. Questa signora è entrata in una sorta di progetto che abbiamo fatto con questo gruppo, ha fatto lì il test del bulbo e l'ha voluto far al figlio. Il figlio è un fosforico prevalente, figlio di un professore di fisica, quindi professore di fisica, cioè va a pensare come era il padre, fosforico pure lui, e praticamente questo ragazzo al test del bulbo viene fuori una grave carenza di silicio, una grave carenza di selenio, ma soprattutto salute cerebrale e stress emotivo. Questo ragazzo, io non sapevo niente della storia, aveva lasciato l'università perché appena iscritto, quando l'ho visto io aveva 20 anni, appena iscritto praticamente, a 19 anni, il papà, dopo tanti anni di matrimonio, ha lasciato la mamma
figlio unico lui, per una signora 20 anni più giovane. Come succede? Il ragazzo ha subito questo stress, la mamma me l'ha portato perché secondo la mamma il sintomo che condizionava il ragazzo in questa scelta di lasciare l'università era la stanchezza. Chiaramente il bulbo è stato di aiuto, non ci voleva molto a capire che era una stanchezza non solo metabolica, ma anche e soprattutto di ordine nervoso. Io l'ho aiutato sia lavorando sugli assi di regolazione, sia lavorando su quella che è l'energia vitale, soprattutto centrata in un degrado dell'energia dell'elemento fuoco e quindi dell'elemento zolfo, che è l'energia del cuore, che praticamente in questo ragazzo era venuta meno. E quindi noi possiamo, appunto, attraverso anche le informazioni che ci arrivano dal bulbo, con l'orientamento tipologico, andare anche a centrare più velocemente quello che è il punto di disordine da cui puoi riuscire a recuperare una buona parte della loro energia vitale. In ambito... Qua non va avanti, Marica, che è successo? Ok, ok. Questa invece è una tipologia, la definizione di costituzione sulfurica, lo zolfo, ricordatevi, i campi flegrei, le terme sulfuriche, e chi non ha mai sentito la puzza di zolfo? Lo zolfo, beh, quando eravamo bambini buttavamo le fialette per far scappare i ragazzi con lo zolfo. Ricordatevi, il fosforo sta sulla punta di un fiammifero svedese, si accende e si spegne. Lo zolfo invece è caratteristico da un budista minerale, non solo componente importante di tante sostanze nobili, se pensiamo al glutatione, se pensiamo all'S-adenosilmetionina, no, il same, se pensiamo al zolfo, allo zolfo presente per esempio in molte proteine, quelle per esempio dei muscoli. E lo zolfo però come minerale in ambito di costituzioni omeopatiche rappresenta l'espressione, la trasformazione dell'energia mesodermica. Un'energia che ha una grossa valenza di cuore, ha una grossa valenza dell'energia cardiovascolare. E quindi è un'energia ossigenata, è un'energia ricca di ossigeno, è un'energia che caratterizza una tipologia forte, strutturata proprio su questo grado di stenia, di energia sia catabolica e sia anabolica potente. Non è la muriatica per definizione, che è l'energia migliore che si può esprimere attraverso l'imbricazione perfetta dei tre foglietti embrionali. Eccomi qua. Giorgio Terziani stamattina accennava Marga. Giorgio Terziani ne prende molto di quell'energia muriatica, dove c'è una grossa stenia mentale, ma c'è per prevalenza ipotalamo ipofisaria, c'è una grossa stenia. C'ho un neurone solo io. Sì. Nel cuore, dai, quello è forte. Dicevo, in questa tipologia, questa invadenza dell'energia aerobica attraverso l'espressione dell'apparato cardiovascolare, che infatti esprime a livello fisico in questi soggetti, in questa tipologia, una grossa dominanza del torace e delle spalle rispetto all'addome. Al contrario, non siamo nel torace tisico, nel torace tubercolinico, il torace sottile del fosforico. Non siamo neanche nel torace un po' flaccido del carbonico. Qua siamo in un torace ampio, molti nuotatori, molti pallavolisti, ma molti atleti che hanno un torace ampio. Perché nel torace che cosa c'è? Ci sono i grossi vasi, c'è il cuore, ci sono i polmoni. La prevalenza di questo sistema, per me è chiaro che se noi abbiamo tutti i diaframmi bloccati, perché somatizziamo male sul terzo chakra, sul plesso del sole, o perché ingolfiamo il nostro sistema microbiotico di tossine fermentative, e di là nel diaframma abbiamo un microbiota alterato, possiamo avere anche un torace sulfurico, ma certamente abbiamo lì anche una condizione ipossica. Quindi questa costituzione, che chiaramente è una costituzione prevalente, ricordatevi che la maggior parte di noi, quasi tutta la totalità, ha tipologia mista, che peraltro si differenzia durante tutta la sua esistenza. Ma durante l'esistenza noi abbiamo un inquadramento che viene molto condizionato da quello che diciamo il trait genetico. Dalle mie parti dicono appartiene alla razza tua, assomiglia alla razza tua. Non so dalle vostre parti come si dice, però in ogni territorio assomigliamo ai nostri genitori.
Oggi però abbiamo un problema che ancora di più viene ad essere in qualche maniera evidenziato anche dalla teoria riemanniana del terreno. Oggi abbiamo il problema dell'espressione epigenetica. Abbiamo il problema dell'ambiente, quello in cui siamo nati, non è più lo stesso, perché ciò che respiriamo, ciò che mangiamo, ciò che ha fatto vedere Giorgio prima come fattori di disturbo, condizionano l'espressione biologica, apneica di tutte le tipologie, perché in ogni tipologia c'è una sua apnea, poi lo vedremo nella parte finale, vi lascerò con un po' di appetito, di vedere in un'altra occasione, in quello che possiamo dedurre dalla conoscenza tipologica. E non solo dalla conoscenza delle costruzioni, ma anche delle diatesi. Ma riuscire a inquadrare una forza di questo genere per la scompensata può permetterci precocemente di intervenire su dei fattori, perché fondamentalmente il sulfurico è un soggetto che quando si ammala male, si ammala fuori perché è potente, e quindi è quello che si fa l'infarto a 50 anni, è quello che si fa l'ischemia cerebrale a 50 anni, è quello che si fa la condizione di morbilità in ambito per esempio depressivo o ansioso, un'ansia strutturata o una depressione ansiosa che poi si struttura su una depressione, ma allo stesso tempo è anche un soggetto che ha delle ampie risorse, soprattutto quando è in una fase stenica di risposta, e sono i soggetti che se noi riusciamo a cogliere precocemente sono quelli anche che più brillantemente rispetto ad altri rispondono bene a tutte le terapie integrate in qualsiasi maniera. Se si attuano, sia attraverso dei medicinali, degli integratori, sia attraverso altri tipi di formulazioni, sia attraverso delle tecniche meditative, delle tecniche di tipo osteopatico, delle tecniche di tipo fisioterapico o anche delle tecniche di altro tipo. La cosa importante è cercare di bloccare la fase di sviluppo di quella che è l'infiammazione silente, che è fondamentalmente la problematica di questa tipologia che va incontro soprattutto a problematiche di ordine metabolico. Le definizioni che abbiamo, brevilineo stenico, che già differenzia molto rispetto al brevilineo astenico del carbonico, ci dice che c'è un atteggiamento surrenalico più spinto in questi soggetti, dove la ghiandola tiroidea, per capacità, è una ghiandola che ha una buona funzione, non è ipo. Proprio perché in questa tipologia sono ben bilanciate sia la branca simpaticotonica che la branca parasimpaticotonica, cioè un buon yang e un buon yin. Anche i cinesi dicevano che per avere un buon yang bisogna nutrire lo yin, e uno yin solido, pulito, stimola lo yang che a sua volta nutre lo yin. Quindi è un ciclo biologico, è il ritmo, il bioritmo che in questi soggetti viene ad essere manifestato e utilizzato nella modalità, diciamo, più forte, più potente, perché sono soggetti che vivono per stressarsi, sono soggetti che vivono infiammandosi, sono gli atleti, sono coloro che utilizzano in maniera idonea la capacità di infiammarsi dell'organismo e di sfiammarsi. Una sorta di ginnastica metabolica che rende queste tipologie solide, dove il supporto ossigenoide è fondamentale, perché siamo di fronte a tipologie acidogene ma aerobiche, in un aerobismo di tipo magro, non grasso come nel carbonico. Qui abbiamo un aerobismo magro, per cui se riusciamo ad attivare nel soggetto che abbiamo di fronte questa uomo-donna che sia, questa vis energetica, fisiopatologica, così diciamo chiaramente, noi riusciamo ad ottenere un miglioramento non solo dell'aspetto fisico, ma dell'aspetto energetico globale di queste costituzioni, che in ambito di gestione tipologica, ecco, hanno, vedete, questi aspetti psichici che rendono solidi, ma soprattutto contributivi. Una caratteristica che accomuna la costituzione fosforica e quella sulfurica è la centrifugazione del loro stato emozionale. Sono soggetti che devono buttare fuori, devono donare, devono dare verso l'altro. Hanno un atteggiamento forte neurovegetativo, tale per cui il corpo si fa male se trattiene quel tipo di informazione. Quindi vanno a un aspetto di tipo centrifugo, al contrario del carbonico, dove l'aspetto metabolico, energetico e psicosomatico è di tipo centripeto. Il carbonico tende a trattenere, tende a tenere con sé, tende a contenere,
è un atteggiamento, diciamo noi in medicina energetica cinese, più milza pancreas quello del carbone. Al contrario, tende a sopportare. Al contrario, il sulfurico, per esempio, è un soggetto che ha una forte stabilità emotiva, ha una costanza nelle sue espressioni di vita, ha molta passionalità, vive per il bene comune, ha soprattutto una tendenza di far prevalere la vita di relazione su quella vegetativa. Quindi l'aspetto sulfurico è quello che sta soffrendo più in questi giorni. Stamattina lo dicevo a una mia amica professoressa a una scuola di mental coach, che oggi l'elemento fuoco è quello che sta soffrendo di più, l'elemento dello Shen, della vitalità del cuore, della vita di relazione su quella vegetativa. Il sulfurico o sulfurica è una persona di azione, è un buon mangiatore, è capace di mangiare tanto, ma anche tutto, perché ha un buon metabolismo digestivo. E questo in equilibrio, è un soggetto caloroso, proprio ricco di calore. È una persona che ha un'intelligenza realizzatrice, non è un pensatore, è un fattivo, è uno che idea ma realizza, è un dominatore ma nel senso buono, è un leader di gruppo, come potrebbe essere l'allenatore di una squadra di calcio sportiva, come potrebbe essere un professore a scuola, come potrebbe essere una persona che guida un gruppo di lavoro, di studio. Tendenzialmente è potente di testa e di fisico. Cioè nel sulfurico abbiamo una grossa energia mentale, abbiamo anche una grossa energia. Vedete, chiassoso non riesce a star fermo, con una forte e potente sessualità, essendo un soggetto molto ormonale. È un soggetto molto ormonale. Il carbonico è molto mesenchimale, il fosforico è molto neuronervoso, il carbonico viscerale mesenchimale, il fosforico molto nervoso, neurovegetativo, il sulfurico un soggetto che ha una grossa ormonalità. E quindi nel campo, se ci troviamo di fronte al sulfurico, quando dobbiamo intervenire anche rispetto alle informazioni che ci vengono date dal bulbo, dobbiamo intervenire soprattutto sull'aspetto metabolico. Dobbiamo intervenire soprattutto sull'aspetto di regolazione ormonale. Cioè nel momento in cui prendiamo informazioni dal bulbo su una costituzione di questo genere, ci troveremo di fronte a dover risolvere soprattutto problemi in ambito metabolico ormonale. Non che questa persona, il problema non sia generato dal problema psichico, assolutamente. Spesso il problema psichico è il leitmotiv che poi scatena il problema metabolico. Ma il tipo di risposta che ha l'individuo nell'ambito del rapporto suo col tipo di stimolo nocivo che sta avendo è di solito inquadrabile soprattutto sul piano metabolico, in questo tipo di tipologia, dove chiaramente fa alcuni aspetti fisici, vedete statura media, viso di forma quadrata, colore prevalente dell'iride marrone scuro, poi sull'iride c'è tutto da parlare, perché se io ho un sulfurico con l'iride chiara, è chiaro che abbiamo un sulfurico, attraverso l'iride esprime una caratteristica più fosforica e quindi avrà caratteristiche miste. È normolineo, con la circonferenza del polso fra 16 e 20 cm, con la mano quadrata, dente e unghie tendenzialmente quadrati, cute calda, colorito rosso, roseo, e questo è importante, sono istaminici, sono rossi, più rosei, sono più sanguigni, con angolo avambraccio, braccio, avambraccio uguale a 180, qui c'è un errore, con una struttura scheletrica robusta, articolo, il torace sviluppato, proprio perché il torace si sviluppa soprattutto perché nel mesoderma la prevalenza di sviluppo dell'apparato cardiovascolare, quindi parliamo di cuore con grossi vasi e dell'apparato respiratorio, porta a una prevalenza del torace come sviluppo rispetto per esempio all'addome, dove l'addome comunque in questi soggetti è sviluppato, non è costituito da visceri piccoli come il fosforico, né da visceri grandi come nel carbonico, ma i visceri sono normoconformati, ma la caratteristica di questa costituzione è la notevole attività del tessuto connettivo, che al contrario del tessuto connettivo del carbonico,
è un tessuto connettivo che lavora soprattutto in ambito di ristagno di scorie metaboliche. Nell'ambito invece del solfurico, il tessuto connettivo è un tessuto connettivo elastico, è un tessuto connettivo dinamico, è un tessuto connettivo molto più ormonale, è un tessuto connettivo molto che risente molto di più dell'infiammazione silente. Quindi chiaramente in una dinamica che deve essere molto più pronunciata. Perché? Perché fondamentalmente questo soggetto è un soggetto che tendenzialmente ha un metabolismo prevalente acidogeno, ma questo metabolismo prevalente acidogeno richiede una buona capacità connettivale di eliminazione delle scorie acide che queste costituzioni hanno. Nel momento in cui questo avviene con più difficoltà, e qua ce lo spiega bene anche lo stesso Hahnemann, ma tanti altri studiosi dell'omeopatia, quando questa capacità di eliminare queste tossine attraverso soprattutto il tessuto connettivo, ma anche tutti gli emuntori, viene meno, questa tipologia va incontro a una sofferenza infiammatoria che Hahnemann chiama psora, la quale è caratterizzata da due fasi, la psora astenica e la psora astenica, la quale si caratterizza da patologie che oggi abbiamo in prevalenza, possono essere intolleranze alimentari, come possono essere le allergie, come possono essere tutte le patologie, per esempio, sulla pelle, come possono essere tutte, per esempio, le patologie artritiche infiammatorie, come possono essere tutte le patologie delle nostre mucose, vedi le gastriti, il reflusso gastrico, tutte le coliti, ma le coliti non nervose, ma le coliti metaboliche, quelle che si chiamano coliti infiammatorie, che non hanno solo una base psicosomatica. Perché con la base psicosomatica le coliti sono più inquadrate nell'ambito, per esempio, della tipologia fosforica, avendo poi anche problematiche di tipo, diciamo, metabolico, come le patologie cardiovascolari, come per esempio l'ipertensione arteriosa, man mano che si va verso una fase stenica, prima astenica, prima più instabile e poi più inquadrata, così come tutta la cardiopatia ischemica, così come le forme di diabete di secondo tipo, soprattutto il cosiddetto diabete grasso, che inquadrano bene la reattività di questa tipologia, che vedete ha altre caratteristiche, vedete l'ipertrofia muscolare, l'ipertricosi, è un altro aspetto, oggi lo vedevo vedendo un'intervista del professor Galli, che è il virologo che esce in televisione molte volte, quel virologo per esempio è un sulfurico, se vedete lo vedete bene, una delle caratteristiche del sulfurico è l'alopecia androgenetica, il sulfurico ha delle caratteristiche morfologiche differenti dal fosforico. In questo caso l'alopecia androgenetica è una caratteristica tipica della tipologia fosforica che può inquadrare soprattutto i soggetti maschili. Queste sono caratteristiche. Vedete, l'ipergonadismo ha una grossa potenza gonadica. Senti. Sì, dimmi tutto. No, volevo dirti... Tutto è una lezione, questo che ci vuole 7-8 ore qui. Volevo dirti, ma infatti io leggendo biotipo, dipende anche molto da biotipi da associare poi queste costituzioni. Cioè, è quello che volevo chiederti. Non ti ho sentito, Giorgio, è saltata la voce. Questa sì, le costituzioni possono essere poi associate alla teoria dei biotipi, oltre al fatto del biotipo della persona, perché oggi si sente sempre più parlare, oltre che della Costituzione, anche del biotipo, no? Sì, ma i collegamenti li puoi fare in ambito diverso e anche in ambito di trait psicologici. Noi oggi abbiamo fatto un'infarinatura di quelle, però, per esempio, molte caratteristiche psicologiche di questi soggetti, molte caratteristiche anche non solo metaboliche, ma anche di trait fisici, di aspetti fisici. E certo che, voglio dire, alla fine tu hai, almeno io lo faccio per lavoro, io anche i miei allievi, chi viene da me a fare tesi e chi rimane con me, per esempio come Marica, impara bene a riconoscere le costituzioni, perché diventano una chiave di lettura poi per dare valore anche alle informazioni che noi abbiamo in ambito di quelle che poi sono anche le stesse informazioni che ci dà il bulbo. Cioè, se io ho un fosforico e vado a trovare, una post-virosi, io vado a sospettare un virus latente, perché il virus latente è una condizione che in ambito di tubercolinismo mi sbilancia la patologia, molto più di un cibo. Capito? Se invece ho un sulfurico e mi viene fuori un quadro metabolico, anche di minerali, delle sostanze antiossidanti che agiscono sul quadro metabolico, è chiaro che io do
diciamo, più importanza a reintegrare quel tipo di aspetto. E poi è chiaro, io lavoro in una chiave sistemica sull'individuo. Per me riuscire a centrare la persona da un punto di vista costituzionale significa anche comprendere la sua vis energetica, fisiopatologica, cioè la sua modalità reattiva, e poterlo aiutare attraverso anche una serie di consulenti, non solo attraverso l'aiuto della nutrizionista, ma anche può essere del naturopata, del mental coach, dell'osteopata, anche del riflessologo, oppure anche attraverso una prescrizione di attività fisica. Va bene? Cioè dipende, è chiaramente un'adeguata integrazione in ambito di una chiave di lettura più sistemica. Quindi cioè l'importanza della costituzione, secondo me, è stata un po' abbandonata negli ultimi anni come studio. Io ho avuto la fortuna di insegnare con due grosse aziende che sono la Geos e la Bio Group, che mi hanno permesso di portare in giro per l'Italia una serie di corsi sulle costituzioni, addirittura creare anche delle scuole di formazione. Però capisco bene, oggi ne parlavo anche con Coviello, con Antonio Coviello, che praticamente abbiamo probabilmente, tu ora ci stai ripermettendo di, ci stai permettendo di rimetterci in gioco, abbiamo un po' abbandonato fondamentalmente questa visione globale, perché negli ultimi 10 anni c'è stata una carenza di formazione. Io mi sono formato negli anni 90, quello che ho visto negli ultimi 10 anni è stato il pullulare di tantissime scuole di formazione, ma i contenuti, anche perché io poi spesso c'era qualcuno che veniva poi da me a tirocinarsi nel mio centro, i contenuti erano sempre un po' soffusi, quasi orientati dalle aziende, cosa che effettivamente, posso dirlo, nella mia formazione, e ho avuto dei grandi formatori, io non ho avuto come condizionamento. E questo non è, neanche mi è stato richiesto, e questo è anche una cosa che fa onore a chi insegnava. Per cui io penso che tu, attraverso questo, sono concetti che fondamentalmente richiedono tempo. È instabile la connessione, è andata bene. No, ora va bene. Chiaro che la carrellata in un'ora e mezza di studi fatti per tanti anni prevede anche una capacità sintetica che forse in questi giorni non ho proprio completamente, considerando che sono un po' arrugginito come penso tutti voi, cioè, stiamo fermi da 2 settimane, però fondamentalmente io sono anche disposto eventualmente ad ascoltare delle vostre domande. C'era una domanda sulla tale che... Nadia, aspetta un attimo. Sì. Nadia chiedeva se quando viene fuori salute cerebrale, come me lo interpreti, come vai a vedere. Come parte... consigli procedere? Ah, salute cerebrale, quando è uscito fuori salute cerebrale. Allora, intanto, diciamo, in ambito si va a vedere chiaramente le carenze, esatto. No? Anche in quel caso gli acidi grassi. Triptofano, andare a vedere gli aminoacidi. Si va a vedere gli aminoacidi che sono più della fase di recupero dell'energia nervosa, vedo che spesso è carente. E beh, in quel caso, intanto io lo interpreto come informazione, come una deconnessione fra i due emisferi. C'è una sorta di subbuglio a livello cerebrale, c'è un disordine neurobiologico, e questo poi viene testimoniato dalla clinica del paziente. Quando io ho trovato salute cerebrale, ho trovato gente che era veramente compromessa. Possiamo fare un caso senza dire il nome? Guarda, sentiamo molto male. Vai. Mi arriva una ragazza da 2 sorelle, in verità. Portatemi da una mia paziente oncologica che avevo curato per un tumore al seno. Io sono esperto di terapia oncologica integrata, avevo curato insieme alle cure che faceva tradizionalmente, l'avevo seguita nel tempo. Questa signora mi arriva, dice: dottore, ho saputo che da questo test, mi ha detto una mia amica che viene da Acquaviva, da un paese a 40 km da Monopoli, che gli fa un test che vede tutti i minerali. Gli aveva dato questo tipo di informazioni, l'aveva vista nello studio. Mi porta le 2 figlie,
una ragazza era una ventenne, forse Marica, e l'altra ragazza diciottenne. La ragazza ventenne, sulfurica, aveva un grosso problema metabolico, venuto fuori anche dal bulbo. La ragazza diciottenne, fosfoflorica, perché ancora non vi ho spiegato la parte florica, che è la parte più disse, la parte che sta esprimendosi di più oggi attraverso il danno epigenetico che stiamo facendo. La parte a questa ragazza veniva salute cerebrale. Io, attraverso anche una visione del microbiota dissociato, l'ho inquadrata una grave problematica, tanto che a un certo punto la mamma ha invitato la figlia diciottenne a dirmi qual era il suo problema. Ed è venuta fuori una, diciamo, problematica di ordine sessuale, cioè la ragazza si trovava in una crisi sessuale, cioè nel senso che gli piacevano le donne, no? E quindi e aveva già avuto una relazione con una donna. Quindi in questo disso, e lei praticamente aveva avuto anche degli atteggiamenti abbastanza disforici nel corso della sua vita. Quindi io, l'inquadramento è chiaro che questa cosa non sarebbe venuta fuori perché la mamma me l'ha portata perché aveva un problema di depressione. Sarebbe venuta depressione, comunque la ragazza non voleva più uscire, sarebbe venuta lo stesso fuori. Però attraverso il bulbo e l'inquadramento costituzionale che faceva emergere il grosso conflitto di questo individuo, perché noi in ambito costituzionale diventiamo in ambito di valutazione psicobioenergetica, perché io per esempio nell'ambito dei corsi che faccio di costituzioni vado anche a valutare i segni corporei non solo legati alle costituzioni, anche a livello non solo emotivo ma anche fisico, ma anche collegato allo squilibrio dei chakra. E quindi questa signora, che anche Marica, questa signorina che anche Marica aveva inquadrato, è venuta fuori questa grave problematica, per cui diciamo noi l'abbiamo aiutata, per quello che abbiamo potuto fare, a suggerirle un percorso di un certo tipo, che però attraverso il bulbo è stato espresso in quella salute cerebrale che chiaramente testimoniava una sorta di disordine neurobiologico che questa ragazzina aveva. È chiaro? Assolutamente sì. Quindi quando viene fuori dal test salute cerebrale bisogna capire sul paziente. L'inquadramento costituzionale ci dice se il paziente ha una grossa vis energetica psicosomatica, ha una grossa energia nervosa, no? E quindi attraverso un atteggiamento emotivo, un atteggiamento collegato alla sua sfera psichica, si può fare del male. È chiaro? E quindi quando viene fuori salute cerebrale va visto anche con una sorta di incapacità gestionale, ve l'ho anche detto l'altra volta, della ghiandola pineale, che di solito è la ghiandola che più soffre in ambito di relazione biologica. Dimmi, quando c'è una deconnessione fra i due emisferi. Ciao Antonio. Erika, perché la ghiandola pineale è una grossa struttura che ha una valenza insieme all'ipotalamo, ha una valenza di riordinare quello che è una sorta di biochimismo sistemico che deve seguire una sua bioritmicità e che noi invece, per colpa di vari fattori, anche i campi di disturbo elettromagnetico, siamo andati a disturbare. Vabbè, quindi quando vedi salute cerebrale la chiave di lettura può essere molteplice. Certamente se parla di salute cerebrale e poi mi aggiunge anche emozioni, posso pensare, capito, dal test del bulbo, se inquadro la persona, che c'è una sorta di sistema che va resettato a livello proprio neurobiologico. E quindi lì poi ognuno interviene con le sue armi, chi interviene con l'omeopatia, chi interviene con la psicoterapia, chi interviene con la naturopatia psicosomatica, chi interviene con la riflessologia, chi interviene con i fiori di Bach, chi interviene con altro tipo di rimedio. Però, voglio dire, quegli aspetti sicuramente, quando c'è indicazione salute cerebrale dal test, non vanno sottovalutati, tenendo presente che un'altra sorta di disordine può essere anche quello che può essere causato da un disturbo del sonno, che spesso viene fuori anche ambientale, nutrizionale, certo, no? Certo, certo. Il microbiota, in quel caso della ragazza,
c'era proprio un microbiota, ricordi Marica, c'era un microbiota dissociato, c'era praticamente un microbiota duale, e quindi fondamentalmente mi venne di chiedere alla ragazza se lì si esprimeva una dualità. Ho dovuto spiegarglielo, ma io come omeopata lo faccio spesso, perché io comunque guardo la persona. Cioè, voglio dire, io devo affrontare con la persona il problema. Il problema di quella ragazza in quel momento non era un problema fisico, era un problema di identità, identità sessuale. Se ci sono altre domande, non so. Ok, allora, che volevo dire? Io dico che partendo da quello che ci siamo detti oggi, che non so se quanto tempo poi hanno tutte le persone a stare collegate, poi avremo anche da mangiare le mogli che ci, o i mariti che ci vogliono. Io mi sento di dire che questo è un inizio importante, generale, di un argomento che interessa molte persone, perché se più di 65 persone sono rimaste collegate fino a poco fa, poi 60, però insomma non possiamo pretendere che qui stanno tutti. Penso che questo sia eccezionale come interesse anche da parte di tutti. Quindi possiamo far sì di approfondire un aspetto per volta anche nei prossimi, nelle prossime conferenze, videoconferenze, approfondire. Mi sentite? Sì. Approfondire un aspetto che è... L'ultima costituzione non si sente, quando ci rivediamo. Mi sentite? Mi sentite? Molto male, Giorgio. Pronto? Pronto, pronto? Mi sentite adesso? Adesso sì. Ok. Allora, volevo dire... Adesso no, Giorgio. Mannaggia, mi sento... Pronti? Mi sentite? Sì. Oh, allora, io direi che a la costituzione muriatica, a questo punto noi possiamo programmare dei corsi specifici. Ditemi voi. Pronto? Quindi le tre collegate ai... Giorgio, ti chiamo un attimo. Pronto? Mi sentite? A tratti bene, a tratti male. Beh, ma possiamo dire così, di organizzare una dei corsi specifici anche per quadrante del report epigenetico che pochi conoscono, iniziare a far vedere come funziona tutto e Allegrini spiegare, con fare anche della, nello specifico dei corsi tematici su ogni argomento. Cosa ne pensate? Io sono a disposizione, quella di nonna. Grazie. Se vi piace, fate così con la capa, almeno io capisco. No, se vi piace mi mandate un'email, un messaggio. La cosa che vi volevo dire, siccome mi avete interrotto qui, allora, la parte successiva che rispetto a quello che vi ho detto, tranquillo. La parte successiva che vi volevo un po' delucidare, due secondi, questa è una parte sintetica, questa è la costituzione fluorica. Il fluorismo viene fuori da una dismetria dei tre follette embrionali. È un atteggiamento che chiaramente oggi si esprime in tutta la sua forza, spesso purtroppo negativa, invece questa è la parte artistica di ognuno di noi, e questa parte che è molto caratteristica di molte patologie moderne. Vedete purtroppo l'aumento dei tumori, e soprattutto i tumori giovanili. Questa parte è ancora di più espressione del danno epigenetico che stiamo facendo a livello ambientale. E la costituzione fluorica, che non ha, non ha una sua appendice biologica, la possiamo ritrovare sia nella costituzione sulfurica, sia nella costituzione soprattutto fosforica, e anche qualche volta nella costituzione carbonica. Prima abbiamo visto un grande del calcio, Maradona, era un carbonico con note fluoriche. Un grande della musica, Freddie Mercury, era un sulfurico con note fluoriche. Tanti grandi, presenti al cinema, qua vi ho messo Benigni, ma della musica, Gianna Nannini, ma tanti altri, tanti pittori, tanti artisti, sono fosfofluorici, perché l'appendice fosforica è molto collegata in ambito costituzionale a questo tipo di tipologia.
se volete usare dei prefissi, la costituzione carbonica, ipo, la costituzione sulfurica, normo, la costituzione fosforica, iper, la costituzione fluorica, dis. L'embricazione perfetta, la costituzione sulfurica, normo, con la costituzione fosforica, iper, dà origine al cosiddetto sulfur magro o muriatico, Giorgio ne è un esempio, dove le caratteristiche metaboliche sono, questi sono per esempio alcuni aspetti psichici, ma li potete leggere con la chiave di lettura che vi ho dato, queste slide saranno a vostra disposizione subito, potete tranquillamente leggere, io qua vi ho fatto una sintesi, in maniera tale che oggi vi dico, questo è il muriatico, visto che eravate la maggior parte donne, vi ho messo l'alboa, però anche per gli uomini la prossima volta mettiamo qualcuna muriatica, va bene? Mettiamo un muriatico per tutti. Marica, non ti sbagliare la prossima volta. Marica è femmina. Ho capito, però anche Giorgio, anche l'uomo vuole la sua parte, Giorgio. Giusto? Giorgio si è imparato. È imballato. Poi qui avete praticamente una sintesi, che poi possiamo vedere insieme, di quella che è la modernizzazione del costituzionalismo. Quindi si parte dalle costituzioni con l'equilibrio neurovegetativo, si va alle chiandole prevalenti, e si va alle ormoni delle costituzioni. Valentina! Chi è? Dicevo, oh Marica, non ti puoi sbagliare proprio con te, dicevo, questa parte degli ormoni, quando vedete più e meno, si tratta, questa è una up e down regulation ormonale, non è che ci sono più o meno, si tratta di una up regulation o una down regulation, col più e meno, qua ce l'avete con la costituzione fosforica, qua ce l'avete con la sulfurica, qua ce l'avete con la fluorica, poi c'è la parte della costituzione col metabolismo ossigenoide e quindi le due parti aerobica, anabolica, da una parte e catabolica. Quindi abbiamo i due aerobi catabolici anabolici e i due anaerobi anabolici e catabolici. Poi abbiamo la parte dello stress ossidativo, dello stato ossidativo, dove avete in relazione alla tipologia, se io nasco senza ossigeno, sono un ipossidato di base. Il fluorico nasce ipossigenato, diceva Hahnemann, il luetico nasce con un'endovascolite luetica, cioè un'ipossia cronica. Infatti il fluorico è il più pallido di tutti, è l'emaciato. L'atteggiamento fluorico spegne la reattività globale, che è sempre collegata all'ossigeno. Mi dispiace Giorgio, ma questa parte avrebbe ancora di più valorizzato il ruolo dell'ossigeno. Poi la costituzione e l'equilibrio acido-base, vedete, queste sono tutte parti che ho sviluppato io in relazione, qua mi ha dato una mano il grande mio maestro sulla dieta pH, che è il professor Adolfo Panfili, che ho avuto la fortuna di avere come professore a Roma nel 96. Vi consiglio vivamente, se potete, di leggere il suo libro La dieta pH. E praticamente, se vedete, anche lo stato acido alcalo, ma non solo stato acido alcalo, non possiamo essere acidosi se non consideriamo anche lo stato di ossidazione e di riduzione, e se no altrimenti di che cosa stiamo parlando? Quindi perché siamo in acido, ho capito, ma sei un acido ossidato e quindi quando se rimani in acidosi basta che aumenti gli emuttori, oppure sei un acido ridotto e sei quindi a rischio di infiammazione, di quella che Hahnemann chiamava psora, no? Che la psora è infiammatoria, unite. Mentre il carbonico, la degenerazione mesenchimale del carbonico è un'osi, non è un'ite. Quindi abbiamo più tempo, anche se il tempo chiaramente non ce l'hai nel fluorico, ma non ce l'hai perché il patrimonio energetico, quelli che i cinesi chiamavano C, la forza vitale, o quelli che, praticamente non c'è, è vuota. E ce lo dice il costituzionalismo omeopatico, ce lo dice con dei grandi rimedi. È chiaro che questa è una lezione, cioè è sintetica, però qua vi ho lasciato di tutti i riferimenti, vedete anche l'aging. L'aging è costituzionale, quindi inutile andare a cercare l'aging nel fluorico, quando il substrato neuroendocrino è carente, fate l'aging, cercate di equilibrarlo, cercate di non andare a sbilanciarlo ancora di più. Mentre se avete un chi è che l'abbiamo mutato? Io. Ok, tranquillo. Dicevo,
l'aging, avete capito? Cioè, avete compreso, nell'ambito delle, è più importante andare a gestire nel fosforico, perché mantenere l'aging nel fosforico significa garantire di salute, perché l'aging è fondamentale per il fosforico, perché il fosforico ha una grossa centralità sul sesto chakra. È molto qui l'energia del fosforico. E d'altronde è un capacchione, cioè c'ha la testa col vertice basso. Vabbè, ve l'ho detto in pugliese, scusate, alla Checco Zalone, tanto stasera fanno pure il film in televisione. Vabbè, è il mio compaesano qua, si è 20 chilometri. Quindi, però vi dicevo, questi aspetti sono molto interessanti. E poi questa è un'altra parte importante, la regolazione dello stress. Quindi voi continuate a curare persone, ma lo stress è la persona che avete di fronte. A che livello? È uno stress acuto, quindi se io ho un fosforico e questo continua a tenere lo stress cronico, poi dice, dottore, ma non funzionano i tuoi rimedi. E per forza, scusa, che rimedi dovete dare a un soggetto che, tra virgolette, è in situazione proprio di terreno, no? Così come, vedete, l'infiammazione. Cioè la gestione dell'infiammazione è importante relativamente nel carbonico. È importante nel fosforico, è fondamentale. Dovete andare già su quelli che sono i grossi imprinting infiammatori. Qual è per esempio un grosso imprint? Lo stiamo vivendo oggi. Un fatto che vi arriva una tossina alimentare, un fatto che vi arriva un virus di coronavirus, come ha detto quel sindaco, coronavirus. Percepita la battuta, vabbè. Un fatto che un coronavirus vi arriva in un terreno florico. Vedete che tipo di infiammazione, altro che inibire l'interleuchina 6. Capito? Poi questo invece è il collegamento con le forme prevalenti, eh? Cioè qua parliamo sempre di prevalenza, io non vi detto leggi, sono prevalenze. La prevalenza nel terreno sulfurico della parassitosi lo diceva Hahnemann, che diceva che il parassita psorico è un, e noi possiamo dire che è un iper-TH2, cortisolemico e istaminico, e preferisce tutta quella tipologia. E io ne ho trovati tanti nel mio territorio, forse perché siamo in una terra più vicina alla condizione del sulfurismo, perché siamo in Puglia. Però il fosforico, vedete, esprime più facilmente una candidosi, una micosi, così come le forme miste, soprattutto iporiattive, le abbiamo nel carbonico, iperreattive nel florico a livello di disbiosi. Scusatemi, non è il coronavirus. Ecco, bisogna che... Poi c'è anche questo, dove, come vedete... Abbiamo più pochi minuti, eh. No, ho finito. No, ma era semplicemente, già che dobbiamo consegnare, voglio dire, queste slide, almeno chi di voi se li vuole vedere, l'orientamento col TH1, TH2, che poi vi spiegherò se ci sarà la possibilità, e vi ho allegato anche questo tipo di diapositiva per dare, è questa, che è molto interessante per quanto riguarda l'origine delle linfocite TH0 e andando verso il TH1, TH2, quali sono i fattori sia di innesco, sia tutto ciò che si attiva attraverso la flocosi TH1, TH2. E quella che è l'ormone con la bilancia TH1, TH2. Cioè gli ormoni che condizionano il funzionamento. È chiaro che se noi abbiamo un aging buono, con un DEA buono, avete una maggiore produzione di TH1. Questo permette al fosforico di andare difficilmente in TH2, ma se il fosforico va in TH2, sapete che patologia vi fa? Vi fa la sclerosi multipla, non un tumore. È chiaro? E poi qua alcune pagine in cui vi do l'introduzione alemaniana del concetto di terreno, perché Hahnemann parla di terreno, con una sintesi della psora vista come moderna, del tubercolinismo visto come moderno, cioè con le nostre patologie, la sicosi moderna, cioè le nostre patologie, ciò di cui soffriamo noi, no? di cosa soffrivano ai tempi di Hahnemann, e l'uetismo con le nostre patologie. Vi chiudo con qualche grafico dei collegamenti con i 5 elementi, con gli organi viscerali accoppiati, con gli oligoelementi, con l'iridologia e col colore prevalente del lido e con gli aspetti delle diatesi e che le forze energetiche fisiopatologiche. Per chi di voi è appassionato di medicina cinese troverà dei collegamenti con i livelli energetici, per chi di voi è appassionato di morfopsicologia troverà gli aspetti tipici anche del morfo psicologici, il lollo pupillare per chi di voi fa iridologia, con alcuni dati riguarda proprio l'aspetto psicomorfologico.
Questa è un'ultima parte che vi ho lasciato con i collegamenti delle varie costituzioni con le leggi energetiche, con gli organi viscerali accoppiati, con gli oligoelementi, con la costituzione ideologica e col colore prevalentemente del verde. Grazie. Vedete, questa è Monopoli un po' imbrunita. Questa è la nostra Porta Vecchia. È una, Giorgio ha avuto la fortuna di poter pranzare a ridosso di quel mare. E vi invito, eventualmente vogliate, appena si ripartirà, io ho un centro medico a disposizione, ho spesso avuto gente in tirocinio, quando volete, Monopoli ha le porte aperte, d'altronde non le possiamo chiudere perché la Monopoli è una città per tutti, è bellissima, è una delle città che è cresciuta di più da un punto di vista turistico, e sarei grato se qualcuno di voi scegliesse questa opzione per poter portare un piccolo contributo all'umanità. Vi ringrazio, mi dispiace. Grazie.